una cosa che il libro non dice, ma c'è, magari l'hanno messa dopo, però c'è. Qualcuno magari ha notato che ci sono quelle quattro cose grigie, che potremmo anche chiamare, credo, lesene, perché sono dei pilastri, ma sono decorativi. Vedete che ci sono questi quattro pilastri grigi. Ce n'è uno nascosto da quella specie di casetta, pulpito all'aperto. Adesso, se andiamo a vederli, scopriremo che c'è una cosa in alto chiamata formella, che è una piccola tavoletta di pietra, e ognuno di loro ha il simbolo di un evangelista. Allora, vediamo se riusciamo a ricostruire, perché il libro di sta roba non parla, come se non ci fosse, invece ci sono. Allora, qui abbiamo un toro. No, devi riprendere. Sei bravo, però. C'è il trucco. Sposti anche la foto. Ho fatto cinema. Vedi, sta inquadrando il toro? È più in alto. Che non vedo bene. È questo qua. Addirittura lo zoom. Vedi, abbiamo fatto bene a cambiare un po'. Allora, il toro è il simbolo di Luca. Stavolta vi dico anche perché hanno questi simboli. Perché c'è una ragione, non se li sono inventati. È una cosa che parte in Ezechiele, nel libro di Ezechiele, che c'è nell'Antico Testamento, dove si parla di una creatura con quattro forme, che sono le quattro simboli degli evangelisti, e poi viene ripresa nell'Apocalisse. Quindi quei simbolini lì hanno una base biblica. E perché viene associato a Luca il bue alato? Perché in qualche maniera ricorda il vitello, quindi la dolcezza, la mansuetudine. Insomma, pare che il Vangelo di Luca sarebbe quello che sottolinea di più la natura mansueta e dolce di Cristo. Poi, se guardate, andando sulla destra, ecco, questo? Qui c'è il leone alato, San Marco. Perché San Marco è il leone? Perché il suo Vangelo ricorda di più la regalità di Cristo, e ci sarebbe poi proprio c'è un verso nel Vangelo di Marco dove si dice che Giovanni Battista si eleva simile a un ruggito. Quindi hanno trovato anche il collegamento preciso. Poi cosa rimangono? C'è un angelo, se vai ancora sulla destra, simile si mi sposta. L'avevi preso. Cioè, l'angelo è Matteo, angelo uomo alato, perché il suo Vangelo mette in risalto il lato umano di Gesù. A questo punto manca uno, che è Giovanni, che è l'aquila, e qui bisogna andare a scovarlo perché l'hanno infilato sotto l'edicola. Quindi abbiamo tutti e quattro gli evangelisti, perché è l'aquila. Cioè, prendetela per com'era, magari. Come? Stiamo parlando di Vangeli, eh? No, perché l'aquila vola più in alto e non si brucia gli occhi a guardare il sole, per cui, dato che il Vangelo di Giovanni è quello più teologico, quello è quello che vola più in alto. Prendete il beneficio di inventare queste cose, però. Comunque, ripeto, il concetto base non sono simboli presi a caso, non hanno segnato. E questo li ritrova, se li imparate li inizierete a vedere un po' in tutte le chiese di una certa età. Perché... Ok, possiamo chiudere questo.